capita di premiare Sara Kurtis nonostante la giovanissima età, e la prima volta è stato nel suo habitat naturale, cioè nei pressi della piscina di Savigliano l'anno scorso, e i passi avanti che ha fatto quest'anno sono assolutamente notevoli, veramente è arrivata a livelli assolutamente prestigiosi, ma non soltanto per la città di Savigliano ma per tutta l'Italia, quindi complimenti vivissimi. Grazie. E speriamo di vederti nuovamente allenarti nella nostra piscina. Adesso è in corsa il bando per i lavori di risistemazione della piscina, e confidiamo nel giro di qualche mese di averti nuovamente a Savigliano. E devo solo prendere allora mi sono attestato per merito sportivo conferito all'atleta Sara Kurtis per gli straordinari meriti sportivi conseguiti ai campionati europei juniores di nuoto a Belgrado 4-9 luglio 2023, medaglia d'oro individuale nei 50 stile libero, medaglia d'argento individuale nei 100 stile libero, medaglia d'oro staffetta 4% stile libero femminile, medaglia d'oro staffetta 4% mista femminile, medaglia d'argento staffetta 4% stile libero mista. Esempio ed orgoglio della comunità savigliana. Di questo passo ci vedremo. Qualcosa a proposito di questa tua esperienza che ovviamente continua, perché questo è solo l'inizio, diciamo, no? di questa tua esperienza da giocatrice. A te la parola. Ma sì, sono veramente molto orgogliosa di aver raggiunto quello che comunque era uno dei miei obiettivi in quest'anno. Il primo era stato appunto vincere il 50 stile libero agli assoluti di aprile a Riccione, e il secondo appunto era quello di vincere la medaglia d'oro nei 50 stile libero agli europei juniores, quindi sono molto felice di esserci riuscita. Brava! Volete fare una domanda a Sara, visto che è qua? Come facciamo? Quando hai iniziato? Ma allora mamma faceva i corsi quando era incinta di me, e poi ho cominciato a fare i corsi di moto per i bimbi ai 2 anni e mezzo, e poi sono entrata in preagonismo 6 anni, quindi da 6 anni. Grazie.